Allora, Pignat, insomma, com'è andato questo ritiro con questa tua nuova maglia? Beh, è andato abbastanza bene, era il mio primo ritiro da professionista praticamente. Carichi di lavoro abbastanza pesanti, comunque sono stati assorbiti bene. Ecco, come ti sei trovato insomma con questo gruppo? Beh, è un gruppo abbastanza giovane, per cui non ho fatto molta difficoltà ad ambientarmi. E il modulo rispetto al Portoguaro è lo stesso praticamente, perché a centrocampo si gioca sempre a tre, i movimenti sono simili, per cui è andato abbastanza bene. Tu hai avuto questa opportunità di passare qui all'Unione Venezia, sì, proprio perché c'è stata questa brutta disavventura della tua ex squadra? Sì, è stata un'annata un po' particolare, era anche la mia prima tra i professionisti, purtroppo è andata così, però adesso c'è voglia di ripartire qua a Venezia, un ambiente buono, sano, e appunto un ambiente buono dove ripartire per un giovane, e speriamo che vada per il meglio. Ecco, sei stato contento insomma di rimanere qui in Veneto con un'altra, sì, veneziana, diciamo quella del capoluogo? Sì, abbastanza vicino a casa, anche io dovevo ancora finire la scuola. Dove sei tu, scusami? Pordenone. Per cui abbastanza agevole, per cui sì, sono contento. Che scuola fai? Liceo scientifico. Quindi, devo fare il quinto anno, sì. Quindi sei anche abbastanza contento anche per questa cosa qua, appunto? Sì, boh, è abbastanza relativa, però va bene così, dai. Visto che si può. Sì. Ecco, le tue caratteristiche, tu sei una mezzala destra? Mezzala destra, sì, ho giocato anche l'anno scorso tutte le 10 partite da mezzala, sì. Ecco, lo tuo obiettivo personale per questa stagione, insomma? Beh, cercare di trovare più spazio possibile, e quindi far più di 10 presenze come ho fatto l'anno scorso, e poi si vedrà. Ecco, cosa ti ha detto il mister? Di lavorare? Di lavorare, sì, di impegnarmi, ma è abbastanza normale, dai.